La salute passa anche dalla pelle, ecco perché oggi ci si rivolge sempre di più alla farmacia per il nostro benessere e per la nostra bellezza. Che ruolo ha la farmacia nella bellezza oggi? Oggi è davvero importante la farmacia perché i prodotti sono sicuramente testati, per cui c'è una cura particolare al prodotto, nonché anche al rapporto qualità-prezzo, per cui non è detto che in farmacia il prodotto debba essere per forza costoso. Sono comunque dei prodotti testati per il nickel, il cromo, il cobalto e con un aspetto un po' più attento alla qualità e quindi anche al prezzo. Anche perché oggi ci sono tante allergie. A parte questo, proprio perché oggi sempre più abbiamo un vasto mondo proprio di allergie, intolleranze, per cui cerchiamo sempre di essere attenti e di personalizzare il più possibile il prodotto per la persona. Per cui possiamo parlare di bellessere oggi. Senz'altro, perché bisogna essere attenti non solo alla cura e quindi alla bellezza con il maquillage personalizzato. Noi abbiamo anche delle giornate nelle quali si può testare, che ne so, delle giornate di tricologia, per cui capire bene la salute del cuoio capelluto, o giornate proprio per quanto riguarda la pelle, testare per bene la qualità della propria pelle, le varie intolleranze, allergie. Sono gratuiti questi test? Assolutamente sì, sono delle giornate promozionali nelle quali si prenota e si fanno questi check-up che sono gratuiti, sempre molto personalizzati, ecco, perché il nostro punto di forza è il personalizzare il più possibile tutti i vari prodotti alla gente, insomma. Dopo le creme, come rimedio per la pelle, parliamo con la dottoressa Samantha anche degli integratori. Oggi come oggi il concetto di cosmesi e il concetto di anti-age viene affiancato dalla nutraceutica, quindi integratori nutrizionali specifici a base di acido ialuronico, condroitin solfato, che aiutano il cosmetico che agisce sul derma, quindi la parte superficiale della pelle, dall'interno proprio come supporto e come soppalco, dico io semplicemente. Abbiamo anche antiossidanti, oggi come oggi sappiamo lo smog, lo stress, l'ossidazione e quindi i radicali liberi sono i maggiori responsabili dell'invecchiamento cutaneo, e quindi chiaramente utilizzare integratori antiossidanti è molto utile proprio per ripristinare un po' la funzionalità cellulare e quindi ritardare la degenerazione cutanea. Chiunque può utilizzare questi integratori o deve venire in farmacia per consigli? Allora, sicuramente esiste una vasta gamma di integratori per la pelle. Abbiamo integratori specifici anti-age, antiossidanti, integrato per una pelle più stressata, quindi magari una pelle più esposta al sole che più facilmente fa macchie e quindi rivolta a un pubblico più giovane, a una clientela più giovane. Abbiamo integratori nutrizionali come lo Hyaluronic Formula a base di acido ialuronico, laddove il target della clientela è sicuramente medio-alta, quindi una signora più adulta, o integratori invece che ne favoriscono l'idratazione cutanea, quindi ogni fascia di età ha il suo specifico integratore, e chiaramente rivolgersi a una consulente specializzata è sicuramente utile e opportuno. Ma il fai da te, chiedo scusa se mi permetto di sottolineare, ma il fai da te anche con gli integratori, soprattutto con gli integratori. Dove vi possiamo trovare? Allora, noi siamo qui in via Imperiale, in via Giuseppe Imperiale numero 37, siamo alla farmacia Tartaglia. Gli altri nostri punti vendita, dove troverete sicuramente personale qualificato sia per la dermocosmesi sia per l'integrazione nutrizionale, alla farmacia De Perna in via Masi o alla farmacia Ronga Tartaglia in viale della Repubblica.
Per altri consigli vi do appuntamento alla prossima puntata.